Stiamo assistendo nel mondo a una crescita dello screw cap, del tappavite per i vini, soprattutto a rotazione veloce sugli scaffali di tutto il mondo. Nomacork è leader invece nelle chiusure sintetiche, nei tappi sintetici per il vino. Allora, come si percepisce questo fenomeno e cosa si sta facendo per mantenere questa quota di leadership sui mercati mondiali? Sono diverse le chiusure alternative che stanno crescendo, e tra queste c'è Nomacork. Abbiamo avuto un ottimo 2014 e in alcuni territori siamo andati meglio degli altri. In alcune regioni, è vero, il tappo a vite ha preso la testa del mercato, ma ci sono regioni nelle quali stiamo andando veramente forte. Se prendiamo il mercato degli Stati Uniti, per esempio, l'unico nel quale possiamo accedere ai dati statistici della Nielsen, possiamo tracciare molto accuratamente la nostra posizione di mercato. Ebbene, negli Stati Uniti, se prendiamo le prime 500 etichette della fascia popolare, abbiamo una grossa fetta di mercato, il 54%. Negli altri mercati, naturalmente, dipende da quali mercati prendiamo in considerazione. In alcuni guadagniamo quote di mercato, in altri è vero che ne stiamo perdendo. E in questo caso per noi la soluzione è l'innovazione. Siamo sempre stati un'azienda innovativa, investiamo molto nell'innovazione, spendiamo più nella ricerca che nel marketing. E la nostra ultima innovazione è questo tappo, il Select Bio. E proprio adesso ne stiamo lanciando la versione più evoluta, il Select Bio 2.0, che ha un'estetica e un touch and feel migliorati. È veramente difficile percepire la differenza tra il Select Bio 2.0 e un tappo naturale, ed ha un grandissimo vantaggio rispetto a qualsiasi altro tappo al mondo. Ha un carbon footprint pari a zero. È amico dell'ambiente e notiamo in tutto il mondo un grandissimo interesse per questo prodotto, non solo da parte dei grandi produttori, ma anche da parte di quelli piccoli e medi. È un prodotto che sta andando alla grande. Quindi in qualche modo i tappi sintetici stanno iniziando a crescere nel mercato anche per quanto riguarda vini da invecchiamento, vini importanti? Nella serie Select abbiamo un range di prodotti che consentono livelli differenti di microossigenazione. Così possiamo offrire ai produttori un tappo con l'esatto livello di microossigenazione di cui hanno bisogno per il loro vino, che dipende non solo dalla varietà, ma anche dallo stile di vinificazione. Abbiamo anche una chiusura ermetica come il tappo a vite. Con questa chiusura, che si chiama Select 100, si possono invecchiare i vini ben oltre i 10 anni. Abbiamo fatto tanta strada rispetto alla compagnia che eravamo 10 anni fa, quando avevamo un solo prodotto. Poi abbiamo cominciato a diversificare e oggi, al top della gamma Select, abbiamo tappi con diversi livelli di microossigenazione, che consentono ad un'azienda di produrre esattamente il vino che intende proporre al consumatore. Dall'azienda leader dei tappi sintetici a quella leader mondiale del sughero, invece, che è la chiusura tradizionale per eccellenza per il vino, cosa sta succedendo nel mercato? Allora, si sente questa concorrenza degli screw cap? Cosa state facendo per rimanere leader non solo nei grandi vini ma anche in quelli da rotazione più veloce? Allora, ovviamente la concorrenza io credo che sia sempre un aspetto molto positivo e molto salutare, perché noi ci evolviamo anche con la nostra concorrenza. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una cosa che secondo me è l'uovo di Colombo nel mondo del vino, un tappo in sughero che non ha bisogno di cavatappi, un qualcosa che frutto di una ricerca di 5 anni, di due colossi, noi per i tappi o AI per le bottiglie, e siamo riusciti a tirar fuori un concetto che ha vinto l'Oscar dell'imballaggio in Italia nel 2014, che è un tappo che si avvita e si svita di una bottiglia, per cui un concetto molto innovativo. Ma vorrei comunque sottolineare il fatto che questo non è per fare la concorrenza al tappavite, cioè questo è per creare una nuova opzione per il mondo, nuovi consumatori di vino che vanno a scegliere anche la comodità, perché non possiamo parlare di stesso concetto, perché il sughero è un prodotto premium, il vite è un prodotto estremamente ergonomico, facile da utilizzare, ma il valore aggiunto che ha il sughero non è paragonabile.
Ecco, il mercato invece, parlando più di tendenze in generale, come va per il mercato dei tappi di sughero e soprattutto per Amorim, insomma, che il polso del mercato ce l'ha forte visto che è il leader mondiale? Ma noi possiamo dire che siamo passati indegni a questa crisi, perché in Italia noi dall'inizio della crisi ad oggi siamo cresciuti del 70%, per cui non ci possiamo lamentare effettivamente. Il mercato va molto bene, le aziende oggi premiano la qualità, la gente oggi vuole dei prodotti estremamente affidabili, prodotti sicuri, e credo che Amorim su questo ne abbia una storia molto importante da raccontare. Per cui credo che oggi il mercato ci sta veramente premiando per tutti i nostri sforzi di ricerca iniziati ormai nel 99 e che oggi ci portano a dare non solo una soluzione enorme di prodotti estremamente sicuri, ma anche entrando anche nel mondo del design, perché oggi abbiamo anche delle opzioni nuove, tappi colorati, tappi con forme diverse come Helix, anche ai tappi molto prestigiosi dove stiamo lavorando anche sulla gas cromatografia individuale. Quindi con un livello di sicurezza sul famoso sensore di tappo, che soprattutto nelle bottiglie importanti insomma è una bella grana sia per i consumatori che per i ristoratori che per i produttori. Noi arriveremo molto a breve a presentare una linea di prodotti garantita al 100%, per cui zero TCA attraverso proprio questo progetto che ormai sono 3 anni che stiamo lavorando con una spin-off di un'importante università europea che ci permetterà di avere un macchinario in grado di eliminare quei pochi tappi fortunatamente che possono avere delle potenziali alterazioni sensoriali.